Buon pomeriggio a tutti, mi fa molto piacere vedere la sala gremita, vuol dire che è un successo per la nostra associazione continuare ogni convegno a riempire le sale, vuol dire che stiamo lavorando bene, secondo me la risposta ce la date voi con la vostra massiccia presenza ogni volta. Questo è l'ultimo convegno del mese di maggio, questo mese abbiamo fatto 5 convegni, per il prossimo mese ne sono previsti altrettanti. Speriamo, auspichiamo che la partecipazione sia come quella di quest'oggi. Oggi abbiamo deciso di, come la nostra filosofia, che è quella di affiancarci alle altre associazioni più grandi di noi, perché siamo una piccola associazione che cerca di aiutare, all'onere e l'onore di dare una mano ai giovani avvocati, quella fascia compresa tra i 25 e i 45 anni che nel nostro foro rappresentano i tre quarti, sono circa 3.000 avvocati nel nostro foro che sono in questa fascia. Abbiamo deciso di, come nostra filosofia stavo dicendo, di affiancarci alle altre associazioni e oggi lo facciamo con Ager, l'associazione dei giuslavoristi, perché sicuramente per questioni di limiti di età un giovane avvocato che se non abbia compiuto 8 anni credo di iscrizione all'albo non può partecipare, quindi crediamo che unendoci a loro possiamo trattare delle materie come il diritto del lavoro che sono di ampio interesse soprattutto in questo momento storico. Questo convegno è frutto dell'attività del gruppo di studio in diritto del lavoro che è presieduto dall'amico, dal collega, dal consigliere nazionale di AIA Maurizio Vicino e anche segretario regionale, insomma, accumula cariche in un modo spropositato. abbiamo una ventina di gruppi di lavoro, quindi ogni convegno che facciamo è frutto di questo gruppo. Quindi invito, vedo tante facce di amici, di colleghi e di coloro che non sono ancora iscritti, che però sono nella fascia, quindi se vogliono partecipare con noi con una modica quota di iscrizione. Per il semestre che va da giugno a dicembre e di appena 20 euro, di associarsi a noi, di contribuire con le proprie idee a rendere grande la nostra associazione, a renderla forte anche dal punto di vista politico locale. E vi auguro un buon convegno, ringrazio tutti i relatori di essere qui e do la parola al presidente di Ager, l'avvocato Cosentino.